di base. Adesso andiamo a chiudere l'informazione raccontata con l'argomento con il quale abbiamo aperto, cioè 18 anni fa l'attacco alle Torri Gemelle con più di 3.000 morti, con l'attacco dei quattro aerei con i terroristi e purtroppo anche con appunto i passeggeri a bordo. Abbiamo rivissuto quei momenti terribili con le immagini nel servizio che vi abbiamo proposto e adesso nel ricordo dei vigili del fuoco morti mentre soccorrevano appunto i feriti al World Trade Center, alle Torri Gemelle, il ricordo di Carmelo Barbagallo dell'USB regionale, Vigili del Fuoco. Primo acquazzone ieri nel territorio catanese, tantissimi come sempre sono stati i problemi. Gli interventi sono stati sfidati in maggioranza nel territorio calatino, nel territorio di Ramacca, qualche intervento sul territorio di Cireale nella zona sud di Catania. E la squadra di Caltagirone, anche quella boschiva, è stata adoperata per il soccorso tecnico urgente per i tantissimi allagamenti che ci sono stati in quel territorio. Ricordiamo anche l'intervento del nucleo sommozzatori di Catania che ha fatto tantissimi soccorsi a persone di auto in panne. Se fosse capitato nelle ore notturne, purtroppo sul nucleo sommozzatori, ricordiamo che ancora oggi non esiste perché c'è un sottodimensionamento di organico. Tantissime sono state le battaglie per aumentare questo benedetto organico del nucleo sommozzatori, indispensabile, primo in Sicilia come numero di interventi, tra i primi in Italia come interventi e come peculiarità di territorio. Ricordiamo che abbiamo inviato tantissime missive ai governi che si susseguono in questi anni, lo faremo appena avremo un nuovo governo, il Ministero degli Interni già è stato assegnato, manca la nomina al sottosegretario e sicuramente a breve sarà diramata e noi torneremo a dare un forte segnale, perché non può un territorio come quello siciliano e come quello di Catania avere un sottodimensionamento di organico. Il nucleo sommozzatori deve essere rimpinguato di 14 unità, anche il direttore regionale ha dato il suo assenso a questo aumento di organico, pertanto che il Ministero si faccia carico e cominci a inviare le unità necessarie per avere un organico H24. Ripeto, ricordiamo che se fosse accaduto nelle ore notturne noi avremmo dovuto aspettare il nucleo di Palermo e questo è veramente inaccettabile. Stessa cosa per il sottodimensionamento ancora del territorio siciliano nell'organico, nell'economia e nelle sedi di servizio. Pertanto noi saremo sempre qui e saremo sempre sul pezzo a rivendicare un rispetto per quel territorio siciliano che è stato veramente un territorio interessato da tantissime emergenze nell'anno precedente e continuerà ad avere tantissime emergenze fino a quando non ci sarà prevenzione e previsione e messa in sicurezza del nostro territorio. E siamo davvero in chiusura.